quindi, ritrovandoci in questa piazzetta, lo facciamo per un motivo. Uno, rivendicare una memoria storica che non può più andare dispersa in questo paese. La Repubblica è stata una conquista dell'antifascismo e della resistenza e dei partiti del movimento operaio e contadino. La Repubblica non l'hanno conquistata i padroni dei grandi giornali che offrirono il consenso della piccola borghesia alla mobilitazione per il cavaliere Benito Mussolini. Non è stata una conquista delle classi possidenti, è stata una conquista delle classi popolari. E dopo la Repubblica venne da quell'assemblea costituente la Costituzione, la più grande vittoria della classe lavoratrice di questo paese, oggetto da decenni di un attacco continuo. E siamo qui per ribadire i contenuti di quel programma nato dal più grande movimento di popolo della nostra storia. La Repubblica una e indivisibile. Beh, siamo in questa pagina, in questa piazza oggi per dire che la modifica del titolo quinto che ha portato a dividere l'Italia, cosa che hanno scoperto molti guardando la televisione in queste settimane, in piccoli staterelli con dei guappi alla guida, ognuno che si inventa le sue norme, la sua sanità, eppure i suoi scienziati di fiducia quando ce l'hanno. E questo è stato prodotto dello stravolgimento della Costituzione nel 2001. E noi siamo qui per dire non solo no all'autonomia differenziata, e badate bene, lo diciamo alla destra dei repubblichini che si stanno radunando a Piazza del Popolo, dove cavolo vogliono loro, ma lo diciamo anche alla maggioranza di governo, al ministro Boccia e a tutti gli altri, al premier Conte. E badate bene, non si combatte la destra se tu proponi ricette edulcorate della stessa minestra, della stesso veleno. E quindi diciamo no all'autonomia differenziata, ma diciamo di più: bisogna cancellare la modifica del 2001, dobbiamo tornare al diritto di tutte le cittadine e cittadini della Repubblica Italiana ad avere uguale diritto, siano nati in Sicilia, in Molise, in Lombardia o in Trentino Alto Adige. E poi ricordiamo un altro articolo. È scandaloso che il nostro paese ha mandato gli operatori sanitari ad affrontare la pandemia senza le mascherine mentre compriamo e costruiamo gli F-35. E non si può rinunciare alla lotta contro la guerra e contro le spese militari se non si fa il gioco della destra. Il gioco della destra lo si fa se si accetta il loro vocabolario. E noi siamo qui per dire che nel nostro paese c'è bisogno di una grande mobilitazione per la pace e il disarmo. Perché se parliamo di questi temi emerge come l'opposizione di destra sia una finta opposizione, non è sovranista, perché non hanno detto una parola contro le grandi imprese che hanno spostato le loro sedi legali all'estero per non pagare le tasse in Italia, neanche una parola, perché loro sono sovranisti solo verso i poveri cristi. Sono parenti di quei poliziotti razzisti, suprematisti bianchi degli Stati Uniti. Sono la versione nata in Padania e qui a Roma già c'era del Ku Klux Klan, ma sono servi dei padroni. Lo sono nei confronti di Confindustria di cui fanno i mazzieri. Pensate un po', noi qui stiamo a chiedere che ci siano le risorse per la scuola pubblica e che si assuma un numero di insegnanti sufficienti a fare sì che non ci siano più di 15 studenti e ben distanziati per classe. Salvini va in televisione a chiedere i soldi per le scuole private che tengono gli insegnanti a partita IVA tutta l'estate senza neanche una lira di copertura. Senti, senti.
ma non l'ha fatto, se anche tu sei per le scuole private. E noi non dimentichiamo chi ha finanziato e aperto la strada al finanziamento delle scuole private. E siamo qui in questa piazza perché gli articoli della Costituzione, conquistata dalla Resistenza, ce ne ricordiamo tutti. E ci ricordiamo che uno dei più grandi costituzionalisti del dopoguerra, Costantino Mortati, oltre a ricordare che era compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli, famoso articolo 3, il principio di uguaglianza, ricordava che il compito della Repubblica è anche quello di, in base all'articolo 4, di garantire la piena occupazione. Ma se la piena occupazione non c'è, perché delle classi dirigenti subalterne al grande capitale hanno accettato che venisse considerata come tasso di disoccupazione ottimale per l'Italia un tasso del 10% di disoccupazione, per avere un immenso esercito di disoccupati che tiene bassi i salari e fa passare la gente la voglia di contrattare, ebbene se abbiamo la disoccupazione di massa e questa crisi crescerà, beh, diceva Costantino Mortati, che ogni essere umano sul suolo della Repubblica Italiana ha diritto in base alla Costituzione alla protezione sociale. E quindi siamo qui per rivendicare un reddito per tutte e tutti e per invitare le classi popolari non a prendersela con gli immigrati, ma a prendersela con Confindustria. L'utilità di tutti questi deficienti che riempiono le piazze vestiti di arancione con la maglia marcia su Roma, di queste canaglie, e che servono a dirottare. Dopo aver creato l'emergenza immigrati, hanno creato adesso persino l'emergenza mascherine. E al posto di combattere i sistemi di potere reale, si combattono nemici immaginari come le norme di prevenzione del contagio. E i comunisti, la sinistra di classe, e quando dico sinistra intendo tutte le culture che hanno contribuito alla resistenza ma anche a tutti i movimenti che hanno caratterizzato la storia dell'Italia repubblicana. Beh, il nostro compito è invece dire una cosa, dire l'opposto di quel che dice Confindustria. Quello stragista del presidente di Confindustria, spero di essere querelato, quello stragista, perché è un'associazione a delinquere che ha chiesto di non chiudere le fabbriche durante il contagio, è responsabile della morte di migliaia di cittadine e cittadini. Non so cosa decideranno i tribunali, ma politicamente questo si può dire. E tutti coloro che non hanno dichiarato la zona rossa in provincia di Bergamo perché non si potevano bloccare la zona più industrializzata del nostro paese sono corresponsabili politici di quello che è accaduto. Bisogna dirlo, non avere paura. Bene, il presidente Confindustria che ha detto che non bisogna sprecare soldi per voi, per i disoccupati, per la scuola, per aiutare i poveri, no, quelli sono soldi sprecati, bisogna darli alle grandi imprese. Allora diciamo il contrario. Uno, neanche una lira a tutte le imprese che hanno spostato la sede legale all'estero. È inutile che fanno lo spot compra italiano. Noi dovremmo organizzare, non avendo paura di essere anche in cinque, metterci sotto casa, consigliamo le compagnie, troviamo anche qualche sede qua, sotto casa, tampinare quello il can, ma non l'apo, perché quello è quello la versione hippie della famiglia, ma anche no, no, quello bravo per loro, quel delinquente, fate bene, il mio giudizio politico, non da giustizialista, è il giudizio con cui nell'autunno caldo si diceva Agnelli, Pirelli, ladri, gemelli. Cioè si incontravano alle classi popolari, le classi popolari sapevano con chi avevano a che fare. Allora dobbiamo dire il contrario, al posto di elargire fondi a pioggia alle grandi imprese. Guardate l'offesa, ci sono in questo momento milioni di persone a cui è stato negato il reddito di emergenza, mentre è stata tagliata l'IRAP anche alle imprese che non hanno chiuso, anche a quelle che hanno aumentato le entrate.
Questo vuol dire che siamo di fronte alla dittatura dei ricchi e lo dobbiamo spiegare anche ai nostri amici che hanno il bar e il ristorante, che a loro li hanno fatti chiudere perché non contavano nulla, ma quando si è arrivati ai tempi del grande capitale, al ciclo di valorizzazione, le fabbriche del Nord Italia lo fermi. Prima il profitto, poi la salute della gente. E allora ricordiamo che per la nostra Costituzione la salute di cittadini e cittadini viene prima dei profitti di Confindustria. E per la nostra Costituzione c'è la soluzione per trovare le risorse. Far pagare le tasse a chi ha più patrimonio e più ricchezza. Tutti quelli che dicono io sono contro la patrimoniale sono dei nemici delle classi lavoratrici e delle classi popolari di questo paese e sono dei nemici della Costituzione, perché nel nostro paese, in assenza di un serio sistema di tassazione progressiva come sarebbe imposto dalla Costituzione repubblicana, abbiamo avuto persino dopo il 2008 la crescita della concentrazione della ricchezza in alto, nel 5% più ricco della popolazione, mentre la massa impoveriva. Ed è su questa base che noi dobbiamo smascherare la destra, i fascisti di ogni genere e tutta la loro corte dei miracoli, perché quella Repubblica fu conquistata. Perché i braccianti siciliani, i contadini dell'Emilia Romagna, gli artigiani, gli operai milanesi e torinesi pensavano che la Repubblica fosse la loro Repubblica da contrapporre alla monarchia, che era stata sempre dalla parte dei signori, dei padroni, del fascismo e delle guerre. E questi sono i valori che noi dobbiamo, io credo, recuperare. E lanciamo una proposta oggi. Che sia l'ultima festa della Repubblica in cui gli antifascisti sono una piccola minoranza nelle piazze. Raccogliamo una proposta che la nostra compagna partigiana Lidia Menapace fa da anni. Il 2 giugno, festa della Repubblica, che ripeto fu una conquista del movimento resistenziale. Guardate bene, noi la sottovalutiamo, a me in queste ore, mentre mandavamo in giro il messaggio invitando a essere qui, c'è anche chi mi ha risposto, ma no, ma quella è la festa del tricolore, noi siamo rivoluzionari, perché si perde la memoria. I nostri compagni in Spagna stanno ancora lottando per la Repubblica, hanno ancora la monarchia che è uno dei supporti della conservazione del loro paese. Non riconoscere le vittorie del tuo movimento, della tua storia, porta a non essere capaci neanche per di fare nuove lotte, nuove conquiste. Allora noi proponiamo, e lo proponiamo innanzitutto all'ANPI e a tutte le organizzazioni di massa, che il 2 giugno diventi una festa in cui tutti i democratici di questo paese si incontrano, finiti questa, spero, pandemia, fanno festa nei parchi, si suoni, si recitino poesie, fate quello che vi pare, ma in cui il popolo si riprenda in mano la Repubblica. E noi ci staremmo molto volentieri dentro per dire che la Repubblica è una radice latina, res publica, e che ci vogliamo riprendere la cosa pubblica, che vogliamo nazionalizzare le grandi industrie come tutto il settore siderurgico, che sono stati affidati ai privati da Taranto a Piombino e a Terni e hanno soltanto prodotto avvelenamento e non riconversione ambientale. Respubblica significa riprenderci le autostrade che sono state regalate a dei parassiti. Parassiti non sono quelli che prendono il reddito di cittadinanza che è esteso a tutti quelli che ne hanno bisogno. La richiesta di commissariare la regione Lombardia non è seguita un'energica iniziativa del governo, è perché la responsabilità della privatizzazione della sanità è bipartisan, perché non può alzare la voce contro Fontana, uno Zingaretti che governa una regione in Lazio in cui il 54% della spesa sanitaria va in privato. Allora chiediamo e mobilitiamoci per riprendere.
sindaci della Repubblica che hanno costruito i nostri nonni e i nostri padri. E anche se siamo una piccola minoranza oggi, non dimentichiamo che il modo resistenziale, l'antifascismo, come dicevo all'inizio, fu costruito da minoranze come la nostra. Diamoci dentro, non rinunciamo alla lotta. E io chiudo con semplicemente due parole che riguardano gli uomini e le donne che costruirono questa Repubblica. In Italia è stata cancellata la stessa legittimazione della storia dei comunisti. Il Corriere della Sera, non Salvini o la Meloni, il Corriere della Sera, Aldo Cazzullo, quello che fa gli articoli simpatici, come diciamo, Fabio Fazio della Carta Stampata, ha scritto più volte l'ultimo anno comunismo idea criminale. E badate bene che nella ripresa del fascismo in tutta Europa tanta parte sta in 30 anni di propaganda anticomunista e di riscrittura della storia revisionista fatta dalla informazione mainstream e anche dagli ex comunisti, diciamocela tutta, a partire dall'Italia in cui nelle scuole è stata talmente unilaterale la memoria in cui i ragazzi pensano che è stato il più grave episodio delle foibe che i campi di concentramento di Italia. Con questi veleni è stata cancellata una memoria democratica popolare diffusa e c'è una battaglia da fare per la difesa della storia, perché va ricordato che il 2 giugno erano insieme Pietro Nenni, Giuseppe Di Vittorio, Palmiro Togliatti e anche l'antistalinista Ignazio Silone, e che la nostra Costituzione è firmata da Umberto Terracini e che il capo militare della resistenza italiana si chiamava Luigi Longo, comandante Gallo. E io trovo scandaloso che quest'anno, nel 120° anniversario della nascita di Longo, non ci sia stata una sola trasmissione delle reti televisive, un messaggio del Presidente della Repubblica per ricordarlo. E quindi, come insegnano gli afroamericani che l'hanno imparato da Malcolm X, non dimenticare la propria storia, raccontarla, fa in modo che quando c'è il momento di ribellarsi, tra le classi popolari sia viva quella scintilla. Nel 1991, quando fu massacrato di Porto Rodney King a Los Angeles, ci fu una rivolta cieca che fu facilmente repressa nel sangue, ammazzando una quarantina di negri per la polizia razzista. Oggi c'è un movimento politico di massa che è stato costruito, l'ha detto Trump, dalla sinistra radicale. Ebbene, rivendichiamolo, in questo paese c'è bisogno di una sinistra radicale, radicale come la Costituzione nata dalla Resistenza.